bambino malato per le macchine, l'opposto di quello che sono ora. Sai, molto introverso, silenzioso. Nella figura delle automobili c'era un qualcosa che da piccolo mi appassionava, mi faceva brillare gli occhi. A casa sì, amavano le auto, però non c'era la morbosità che ho avuto io. Per me è stata una piccola svolta, perché il fattore di essere timido forse mi ha aiutato a concentrarmi su quello che realmente mi piaceva. Sai, magari anche all'epoca i miei coetanei, 13-14 anni, che non sono i 14 anni di oggi, no? C'è chi da piccolo vuole fare l'astronauta, chi il dottore. Io ero atipico. Io volevo fare il pilota. In fondo, chi è veramente appassionato, forse malato, ha proprio un rapporto vero e proprio con un'automobile. E specialmente questa macchina, che per me è una compagna di tanti anni, di tante avventure. Non è una macchina costosa. Oggi è alla portata di molte persone. Non è una supercar. Però per me è il mondo. Ce ne sono tante, anche lo stesso modello, fatte comunque, preparate in modo differente, anche più veloci. Però per me l'importante è andare al massimo con quello che ho e sentirmi un tutt'uno con la mia macchina, quindi. Mi deve trasmettere un qualcosa, devo essere in simbiosi. Grande Carlo, è sempre un piacere fare i video con lui. Bentornati a tutti, oggi Civic swappata K20. La svisceriamo in lungo e largo, Carlo ci racconta la storia, ci fa vedere cosa c'è nel vano motore, ma ancora meglio ci racconta il suo pensiero, il suo modo di preparare le auto, una macchina con un ottimo rapporto peso-potenza, 250 cavalli su 950 kg, grezza nell'aspetto, come puoi vedere, ma molto molto concreta. Ci sarà un giro a Vallelunga fatto pochi giorni fa, quindi con la temperatura dell'asfalto alle stelle, e in quanto avrà girato Carlo lo scopriamo nel video, quindi tu mettiti le cuffie, lasciami un like se ti piace e se sei nuovo mi raccomando iscriviti a questo canale che mi aiuta davvero a supportarlo. Buona visione! Questo è un motore, è un K20 Honda che veniva montato sulla Civic EP3 e le cose che in realtà a cui ho puntato molto sono la rapportatura al cambio. Quindi se tu poi vedi, il cambio è il cambio originale, il classico cambio di questo motore, sempre della Civic EP3. Questi sono dei supporti specifici ovviamente per adattare questo motore in questo telaio, perché questo nasce in un'altra macchina. Dei collettori fatti apposta della marca, questi sono K-Tuned. Ho puntato a questo modello per avere forse più coppia. E altre cose fondamentali per me sono la pompa del servosterzo idraulica, che l'ho comprata all'Opel proprio per il problema che ho al polso, non ne posso fare a meno perché ho difficoltà nel muovere il polso. L'impianto frenante, se tu vedi, è di serie, quindi la pompa e il servofreno ci sono del modello dell'Integra, quindi non sono della Civic, ma è un piccolo upgrade per questa macchina. Poi ovviamente questa macchina e questo motore ha il regolatore di pressione benzina nel serbatoio quando ci esce di serie, mentre io ho dovuto installare questo qui esterno, quindi adattarlo. Ho cambiato il collettore di aspirazione con la farfalla, sono della Skunk 2. Ho fatto un'aspirazione diretta, anche perché sto motore, per farti ridere, visto che è dal 2014 che sta qua, sembra Highlander. Non vuole morire mai. Esatto, quella è una cosa che a me piace tanto, perché l'affidabilità che ti dà, comunque tu quando guidi la scanni. La macchina la uso, sempre con rispetto, però... Qualche limitatore l'ho visto, eh. Però la uso per usarla, sì. Sì, beh, questa va solo in pista, quindi sì. Carrello, pista, e quando entri per girare. Sì, la scaldo a dovere,
Sai, la tratto con una coccola tipo da donna, no? Eh sì, ho visto che fai le carezze sul volante. Però dopo, vabbè, quella di... Vabbè, mo non mi prende in giro, però quello è un po' il rapporto che ho con la macchina. Sì, capito, perché mi trasmette tanto, quindi sai, a volte ho queste espressioni, a volte no. Diciamo nel vano, anche se purtroppo ai mesi scolorite non si presenta bello, però sono... Il servo sterzo, ovviamente, l'inascarico, poi il resto, la tubazione l'ho fatta io. Sì. E ovviamente il kit corde con il castelletto, perché la macchina di serie esce con le aste rigide, mentre questo motore qui di serie hanno le corde, quindi ho dovuto adattare anche le corde, si adattano. Sì. Questa è la linea benzina con il filtro, uh-huh. Il manometrino, un radiatore semplice, poi con una mistura che mi sono inventato io, avendo messo anche un termostato leggermente anticipato per la pista, e un bulbettino leggermente anticipato d'inverno, mi trovo una problematica, ma siccome l'ho fatta per sfruttarla al meglio anche in estate, d'estate la temperatura non mi sale mai, e questa è una cosa che mi rende orgoglioso, perché uno si vede che facendo vari esperimenti ho azzeccato il tipo di liquido, e quindi funziona alla grande, non aggredisce la pompa dell'acqua, non ho mai problemi di sporcizia, di ruggine o di corrosione. E funziona anche l'olio, me lo fanno di una marca che spesso e volentieri ne uso, di una marca che arriva da Milano, parlai con un rappresentante che è molto appassionato proprio di auto sportive e di cose qua. Gli dissi quello che mi piaceva fare. Dice: guarda, prova a farne uno leggermente modificato, perché era un chimico, ma veramente una persona affabile. E dice: provalo così, vedi che temperature ti regge. Mi credi che tra i vari oli illuminati, questo che è sconosciuto, questo che uso, è quello che ho circa 10 gradi in meno indicati sul manometro. È una cosa assurda. Madonna. Oh, che bello, vai, da vedere la Civic comunque. È un po' bruttina perché si è scolorito, però pure il divertente è pure quello. Però rappresenta un po' questa mentalità. Sì, l'importante è che funzioni forte, poi il resto, esatto, è essere, non apparire. Io non vorrei mai stare in un circuito con una macchina più potente della tua con te dietro, con questa. Mi sentirei un attimo in ansia. Cioè, rappresenta pure la semplicità, la voglia... Comunque emerge la voglia di fa. Ho messo delle buone bombine, questa marca Locata Project, sono molto buone, malgrado poi il motore sia di serie, ma è un'ottima marca, abbastanza costosa, ma in realtà oltre il nome è funzionale. Poi ho alleggerito con una batteria da moto, che ha l'amperaggio per accendere, sì, vari cavi di massa. Ho messo e installato, ovviamente per sicurezza, lo staccabatterie più vicino alla batteria possibile. Poi mi sono creato, se tu vedi, per alleggerire, diciamo, tutte le masse volaniche, ho creato la puleggia anziché in ferro, l'ho fatta in alluminio dell'alternatore, me lo sono fatta a mano sul tornio, e mi sono creato un tenditore rispetto a quello di serie, che è molto più grande, più leggero possibile, più funzionale. Quindi ho soltanto l'alternatore e la pompa dell'acqua, come qua, come servizio, quindi non ci sono altre cose. Quindi ovviamente il servo sterzo, essendo con la pompa elettrica, non ha bisogno di altre cose. L'aria condizionata ovviamente in pista non serve. No. Oddio, servirebbe, se giri con una supercar sarebbe bello girare, insomma, con l'aria fresca, quello lo fanno tutti. Soprattutto adesso. Non a si luglio. Vede, però se tu guarda, mi sono creato a mano, me le sono saldate io, sì. Mi sono fatto una traction bar, vedi, tramite sì. Una tubazione ho creato, vedi, degli Uniball, ovviamente in modo di avere la traction bar e per farsi in modo, visto che la conformazione dei bracci oscillanti di questa macchina, che in accelerazione non ci sia questo effetto, quindi avevo voglia di costruirmela anziché comprarla. Ciclistica, no? Sulla ciclistica. A quel discorso, sì. Lì, tutto pulito, non c'è un filo di olio, trasudi, non dovevo... No, quando vedi questi sensori è perché servono apposta per il trapianto, vedi, questo è un bulbo dell'acqua che serve a far funzionare la strumentazione di serie, questo è un bulbetto dell'elettroventola, ovviamente del radiatore. Però è tutto quello che è di serie. Qui si vede il flauto, quindi quello che volgarmente chiamiamo rail, il flauto. Gli iniettori sono originali perché proprio il motore, essendo originale, non necessito di cambiare iniettori, perché comunque il motore è quello. E poi qui partiamo già da una base carina, buona. Sì, questa ha 200 cavalli. Io ho fatto, sono sincero, guarda, senza, anche con un po' d'orgoglio, comunque giro con benzina normale.
e ho tirato fuori da un motore che era normale, già intendi chilometrato. La 100 o la 95? La 95, okay. Ma vado con la 95, questo ha fatto 250 capito? cavalli. 250 cavalli su 945 kg. Allora, no, la macchina pesava 990 all'inizio, esatto. Poi ho tolto il cruscotto, diciamo per alleggerire più, visto che tanto la uso solo in pista, ovviamente la parte estetica... Chi se ne frega? Chi se ne frega, bravo, certo. Senza dire altri termini, se ne frega niente. E quindi ho tolto ulteriore peso, perché poi questo modello di EG6, tra l'altro, è il modello restyling, che ha il doppio airbag, le barre antintrusioni più grandi rispetto alla stessa del modello prima. Quindi più pesante. È già più pesante, ha la lamiera dietro 3 o 4 decimi più spessa, le barre di rinforzo sotto i paraurti. Però, come ben vedi, io ho ancora i vetri elettrici funzionanti, ho i vetri di serie. Ho alleggerito per quello che potevo senza andare a comprare altri pezzi, quindi ho puntato per avere ottima affidabilità, punto più i soldi a spendere, ovviamente per avere una cura maniacale, anche se tu lo vedi qua che si è scolorito, ma meccanicamente la macchina è perfetta, certo. Testine, tiranti, tutti gli organi in movimento, ovviamente non vado a spese perché la cosa più importante come il motore è la manutenzione, però mi rendo orgoglioso che in 9 anni questo quasi è il motore di serie mai aperto, ho fatto solo una catena di distribuzione, testa e conto? Monoblocco mai aperti, quindi cioè, sono originali, non modificati, la testa non è lavorata, il monoblocco ha i pistoni di serie, le bielle di serie, anche le sue bronzine, io non le ho mai aperte, perché ti ho detto, l'ho messo per scommessa, e 9 penso anni che ci fai pista praticamente sì, una volta al mese? No, quando potevo, che non avevo pure problemi al polso, dove potevo evadere forse anche 2 volte, quando ho fatto a fare tanta, un turno, quindi tanta. Quando vado a fare poi turni, fino a tempo fa non mi risparmiavo, faccio sempre 2 o 3 turni, quando ci sono delle gare sono vari step, quindi sai, delle piccole competizioni, e quando ci sono insomma cosettine la macchina si usa, io la uso per usare, anche perché fare una cosa per tenerla ferma, voglio dire, se no te fa una bomboniera, la metti in una credenza, tagliani là, non gli fa prendere polvere, è fatto, voglio dire, Io sposo questa teoria, quando tu stai là dietro col volante in mano, si azzera tutto il resto. Ti interessa quello, quel momento lì. Quanto godi quando entri in pit lane e sai che stai per uscire per il turno quel momento là? Mi dà... Non è soltanto una goduria, sai che ho sempre la stessa tensione di anni fa e la cosa mi piace perché entro che sto sempre agitato, ho quella tensione, la paura. Comunque c'è sempre paura di farsi male, di fare qualcosa di sbagliato, che qualcuno magari involontariamente ti possa venire addosso perché ci sono anche in pista queste cose, c'è chi non osserva le bandiere... E quindi magari non da strada, chi non guarda negli specchietti, perché a me capita spesso di essere forse il terrore di qualcuno, ma non voglio io essere d'impiccio di intraccio ad altri. Ho visto, dai, molto corretto, frecce sempre, aspettavi le bandiere, dai, su questo ti conosco. Vabbè. Non c'è da aggiungere nient'altro. Però ecco, bisogna essere... Voglio vedere sulle cronoscalate che faremo quest'inverno, dai. Sì. Sarà divertente. Io non vedo l'ora invece di vedere te all'opera. Sì. Penso no, che mi darai una grande soddisfazione, secondo me. Magari, dai. Magari mi dai qualche dritta prima. Ma che dritta, dai, senti, sei bravo. Amico mio, allora, a me piace tanto. Io ti ringrazio. Noi siamo, ragazzi, dalla seconda puntata qui con Carlo, ma ne vedremo ancora. Mi premeva tantissimo raccontare un po' la storia. Grazie. Molti di voi già lo conoscevano, chi non lo conosce lo può seguire sui suoi profili social, Pupazzo R su Instagram, anche Carlo Zampa. Sì, Zampa Pupazzo R, il mio comunque nick. Comunque sì. Li lascio qui sotto in descrizione per evitare equivoci. E ora ragazzi, entriamo in pista, siamo a Vallelunga, ci vediamo uno dei giri di Carlo, temperature altissime, gli pneumatici hanno già fatto 4 turni, quindi aiuto, vi dico che Carlo ha girato in 1:52.2.
ovviamente io ho fatto della mia passione il mio lavoro e ne vado orgoglioso, solo che o scelgo o la macchina è bella o deve ballare. Deve andare forte. Una cosa che potreste fare voi ragazzi, come ho fatto io, che è molto semplice, per rendere la macchina più performante, senza spendere, quindi alla portata di tutti e tutte le tasche, io mi riferisco, faccio un riferimento a un grande della storia, no? C'era un certo Niki Lauda, così uno a caso, che diceva: aumenta la potenza e andrai più forte sul dritto, togli peso e andrai forte ovunque. Proprio per il desiderio della pista sono stato poi coinvolto con Francesco Loiacono di Ionix Motorsport e anche del buon Matteo. Abbiamo deciso quest'inverno di fare qualche campionatino, faremo qualche cronoscalata. Il buon Matteo si cimenterà sicuramente con delle mini che ha Francesco, di cui stiamo allestendo anche noi come partner, le curiamo, e faremo tutti insieme un campionato. Siamo, per adesso abbiamo formato un'ottima squadra, un ottimo gruppo, e stiamo diventando un bellissimo team, molto compatto, molto unito, e sono sicuro che faremo molto bene. Quindi non vedo l'ora di vedere anche Matteo alla guida, e mi darà tante soddisfazioni da preparatore, mi darà molta soddisfazione personale, e non vedo l'ora anch'io di guidare. Magari un giorno, se avremo la possibilità, sogno in grande, però forse con qualche mezzo per vedere puntiamo a fare un TCR, quindi sarebbe, grazie a Francesco, potremmo puntare molto in alto, e spero che riusciremo nella nostra impresa. Quindi l'importante è essere un team, e poi per me punto molto a cercare di andare forte nelle nostre possibilità, ma vorrei andare veramente forte, mi farebbe veramente tanto piacere. Io invece vi chiedo, se vi piace quello che avete visto, di mettere like e iscrivervi al canale, perché i follower aiutano a sostenere il canale, che c'ha un bel costo, e basta. E poi noi ragazzi ci vediamo nella prossima puntata, d'accordo? Io mando un abbraccio a tutti, grazie di cuore a tutti, ciao ciao ragazzi, ciao.